Possiamo anche regolamentare meglio il lavoro delle ONG e dire che non devono andare a prendere nelle acque territoriali, ma questo sarebbe l'ABC. Voi che fate televisione, basta che mettete quella bella foto che fa vedere come di anni in anni ci si è avvicinati sempre più, adesso basta che vai sulla spiaggia e siamo a posto. Ecco, quindi questo è l'ABC. Il problema vero è che è tutto completamente fuori controllo. Ora, è fuori controllo il flusso in Libia, perché se vengono praticamente quasi solo uomini di 20-30 anni da mezzo mondo come migranti economici, è un problema. Non parliamo di rifugiati. Noi abbiamo sempre detto che per i rifugiati porte aperte. Per il resto parliamone, come in tutto il mondo, Francia, Spagna, Grecia, Germania, parliamone. Ecco. Quindi questo è il tema. A questo punto che fare? Uno, un minimo di regole. Due, questa questione delle navi che diciamo da anni, facciamola, perché quando sono accolti su una nave, sono al sicuro, a quel punto la nave, per definizione, può navigare. Ecco. E quindi come la Francia dice no, non possono entrare nei miei porti, sta a vedere che noi possiamo dire no, non entrano nei miei porti. Dopo ci sarà il seno e il coseno del cavillo della convenzione. Ecco, al Ministero dell'Interno, che sono lì in tanti, si studino queste convenzioni e trovino una soluzione. Sai qual è la questione? Dopodiché abbiamo un problema che è quello vero, che si fa finta di non vedere, che sul territorio la situazione è completamente fuori controllo. E chiudo velocemente. Si parlava, io leggevo sui giornali titoloni, modello Milano, accoglienza diffusa, va che bello, abbiamo risolto tutto. Ma nessuno ha detto poi che il modello Milano di accoglienza è completamente fallito, perché la metà dei sindaci della provincia di Milano ha detto non se ne parla neanche. Nessuno ha detto che, guarda caso, le amministrative, tutti quelli che hanno detto che andava bene quel modello, sono finiti a casa. Ora, ecco, è completamente fuori controllo. E qui parliamo dei 150.000 dell'anno scorso. Adesso abbiamo i 200.000 di quest'anno.